Amici ben ritrovati, io sono Pierluigi Cerin e mi occupo di formazione per gli adulti, in particolar modo affronto il public speaking, il linguaggio del corpo e poi come competenza primaria quella appunto della voce, dove la volta precedente abbiamo parlato dell'età della voce, ci siamo soffermati soprattutto in quello che è diciamo l'età più giovane. Ringrazio per questo spazio Eurocultura e la Career Academy, dove vi ricordo che tutte le settimane dal loro sito www.eurocultura.it potete trovare tutti gli appuntamenti con i vari webinar. Ma cosa succede? Cosa succede quando l'età avanza e come si comporta la nostra voce se non viene allenata oppure se viene allenata poco? Esattamente succede questo, che essendo la voce un muscolo che richiede un certo allenamento, lo troveremo un po' più pigro, soprattutto se usato poco, oppure molto stanco se usato male. Cosa vuol dire questo? Che soprattutto con l'andamento, no, dei vizi che noi avremo acquisito durante la nostra vita, usando magari la voce in contesti dove urliamo piuttosto che parliamo, cioè sforziamo con un'aria un po' troppo spinta, per cui andiamo a infiammare la corda vocale, la mettiamo sotto sforzo quando questa ha bisogno magari di riposo, noteremo che proprio negli adulti, se c'è questo sforzo, c'è un abbassamento repentino della voce e addirittura in qualche caso specifico dove è stata davvero troppo sfruttata la voce in mal modo, possono insorgere anche dei problemi che richiedono l'intervento eventuale di un operatore professionale, come appunto può essere il logopedista o foniatra, tra l'altro, che è ancora più specifico. Ma senza arrivare a questo, diciamo, dopo questo preambolo, che se la persona adulta invece ha in qualche modo fatto un po' di esercizio con il canto e si ritrova che ha acquisito una certa padronanza, noterà la sua voce sicuramente matura, che può seguire una certa tessitura, chiaramente di proprietà di quel cantante, di quello specifico cantante in cui si ritrova a utilizzare la sua voce, il suo registro naturale. Mi raccomando, il registro naturale è dove non si sente lo sforzo della corda vocale, cioè dove la corda vocale riesce a vibrare e a risuonare in un range molto naturale, dove non c'è dissonanza, cioè dove non si sente lo sforzo del canto, ok? Quelle note, no, che se sono troppo tirate possono davvero essere anche un fastidio per chi le ascolta. Ecco, se abbiamo mantenuto una certa capacità di allenare la voce, sicuramente noteremo che la nostra voce è bella, brillante, esce bene, ma un po' forse si è stancata nel tempo, ma soprattutto impareremo anche a stare in silenzio per lunghi periodi della giornata, proprio per lasciare il riposo alla voce, che avrà già raggiunto la sua età. Bene, siamo giunti al termine. Io ringrazio Eurocultura e la Career Academy per questo spazio. Ciao!